Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlarvi dell'olio essenziale di maggiorana. Questo olio può essere utilizzato in tutti e tre i modi, ovvero aromaticamente, topicamente e internamente. L'olio essenziale di maggiorana è uno di quegli oli che ha veramente molteplici virtù e lavora su più apparati del nostro corpo. Io partirei a raccontarvi una sua peculiarità molto importante, quella di andare a sostenere i nostri muscoli. L'olio essenziale di maggiorana è infatti un ottimo decontratturante, vi consiglio quindi di utilizzarlo in un massaggio. È molto utile anche in caso di dolori, quindi di algie muscolari, in caso di affaticamento muscolare e in presenza di strappi o stiramenti. L'olio essenziale di maggiorana possiamo poi utilizzarlo in caso di crampi, in caso di lesione alla cartilagine e in caso di artrite e artrite reumatoide. L'olio essenziale di maggiorana lavora poi sul nostro apparato cardiovascolare, in particolare è molto utile se soffriamo di pressione alta. In questo caso vi consiglio di utilizzarlo diluito in un olio vettore, meglio su un olio frazionato di cocco, e applicarlo topicamente sulla zona del cuore. L'olio essenziale di maggiorana poi è un ottimo espettorante, quindi va a sostenere il nostro apparato respiratorio ed è molto utile in caso di tosse spasmodica. Infine, tra le sue proprietà principali, possiamo utilizzarlo in caso di coliche e in caso di stitichezza. L'olio essenziale di maggiorana poi è molto importante anche sotto il punto di vista emotivo, soprattutto va a lavorare sulle nostre relazioni. Infatti quest'olio favorisce i legami d'amore e l'onestà nelle relazioni, quindi ci aiuta a sostenere quelle che sono le relazioni positive e ci aiuta invece ad allontanare le persone, gli individui responsabili di relazioni invece non tanto gradite. L'olio essenziale di maggiorana poi è molto utile in caso di isteria e di iperattività, utile anche nel caso in cui si senta una continua esigenza di stare al centro dell'attenzione. Queste sono ovviamente solo alcune proprietà dell'olio essenziale di maggiorana. Io vi invito a seguirmi nel mio gruppo Facebook Il Potere degli Oli Essenziali con Isabel e ad iscrivervi a questo canale per essere aggiornati sulle altre proprietà dell'olio essenziale di maggiorana e sui prossimi oli che andrò a trattare. Infine vi ringrazio ovviamente per l'attenzione e ci vediamo come sempre in un prossimo video.